Montebello Vicentino è morto il campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto da un camion mentre si allenava. Destino tragico quello del campione vicentino, all'Onigo stava organizzando la festa di fine carriera. Rissa in piazza, il sindaco valutiamo una lunga riduzione dell'orario per un bar del centro. Tiene la polizia locale, scopre 3 serre di marijuana coltivate in una casa, ha denunciato un uomo. Bretella dell'Albera spostata ancora alla fine dei lavori, il prefetto dà l'ultimatum, non si può attendere all'infinito. Nel Vicentino 30.000 cittadini esposti al rischio idrogeologico, il sindaco di Recoaro servono più aiuti economici. TG Vicenza, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, è morto Davide Rebellin, il campione del ciclismo, è stato travolto da un camion mentre si allenava in bicicletta. Ai nostri microfoni, il fratello è arrivato sul posto. Le notizie le ho saputa indirettamente, diciamo, da altre persone che erano qua proprio di passaggio, hanno visto il corpo e mi hanno avvertito. Io a dire la verità non ci credevo, ho provato a chiamarlo, non rispondeva, e allora ho chiamato subito i carabinieri mi avevano avvisato, sì, c'è stato un incidente mortale, però non mi avevano dato un nominativo. E mi sono recato subito qua nel posto e anche se non mi avevano lasciato guardare, ho visto la bici e insomma l'ho riconosciuta subito la bici. Una bici distrutta, il segno di riconoscimento del campione Davide Rebellin e il simbolo che resta della tragedia consumata in strada oggi a Montebello Vicentino. La vita dell'ex campione di ciclismo spezzata a 51 anni mentre si allenava lungo la regionale 11. Strada del Vicentino che conosceva bene, nato a San Bonifacio, da anni viveva a Monte Carlo e si recava spesso a Lonigo, dove vive la famiglia. È stato travolto e ucciso da un camion, per lui non c'è stato nulla da fare. Il campione, ex ciclista su strada, professionista dal 1992, specialista delle classiche, aveva partecipato ad ottobre alla Veneto Classic, percorso che da Treviso lo aveva portato a tagliare il traguardo a Bassano del Grappa, dove ha chiuso la sua carriera dopo 30 anni di gare. Aveva appena dato l'addio alla carriera ciclistica e professionistica e lui si comunque, come vede, si stava allenando sempre tutti i giorni perché era la sua vita, la sua passione, e comunque aveva degli altri progetti con le bici e purtroppo il destino è andato così, insomma. L'incidente non gli ha lasciato scampo, ora procedono le indagini dei carabinieri per ricostruire le dinamiche anche grazie all'ausilio delle telecamere e rintracciare l'autotrasportatore che non si è fermato. Non si esclude la possibilità che non si sia reso conto dell'impatto, ma chi vive e lavora in zona parla di una strada molto trafficata. La strada è molto molto trafficata. Dispiace che questo gravissimo incidente sia successo sul nostro territorio, che conta moltissimi appassionati di ciclismo. Il cordoglio al campione arriva anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che scrive così su Twitter: «Sono turbata e rattristata dalla notizia della scomparsa di Davide Rebellin, ciclista italiano che tante emozioni ha regalato agli amanti dello sport nella sua lunga carriera da professionista». Una figura storica del ciclismo veneto, un esempio di atleta e di uomo andato ben oltre la sua carriera agonistica, longeva a 51 anni, si era conclusa ad ottobre con la Veneto Classic. Proprio oggi avrebbe dovuto incontrarsi con il sindaco di Lonigo, dove vive la famiglia, per organizzare la festa di fine carriera. Proprio oggi pomeriggio eravamo in attesa di incontrarci con Davide, che era qui in questi giorni, e con suo fratello Carlo, per organizzare la festa, diciamo, di fine carriera, che era prevista per aprile dell'anno prossimo, quindi in primavera, e Davide voleva fare una biciclettata assieme ad altre associazioni e poi soprattutto coinvolgendo anche i ragazzini, perché voleva trasmettere il suo amore per lo sport. Dovevamo organizzarla. Questa notizia ci lascia completamente, completamente sconvolti. E si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa del campione, dal governatore Luca Zaia, che ne ricorda il segno profondo lasciato in tutti gli appassionati di sport, segno del suo immenso amore per quella bicicletta con la quale ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo internazionale, nazionale e veneto. Campione di forza e perseveranza, ha ricordato il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, che dal 1992, anno in cui è diventato professionista, non ha mai
smesso di correre e vincere, dimostrando cosa sia la passione per la bicicletta, quella stessa passione per cui sarà ricordato, che avrebbe ancora voluto trasmettere alle nuove generazioni. Cambiamo ora pagina. Alcol e violenza in centro storico a Vicenza. Dopo l'ennesima rissa tra giovani, ieri la questura ha chiuso un bar per 30 giorni. Il sindaco Francesco Rucco studia l'ipotesi di revocare la licenza allo stesso locale. In questa città non c'è più spazio per alcol e violenza. Il sindaco Francesco Rucco non vuole più vedere immagini come queste, girate dai cittadini alle 3 di notte in contrapescherie vecchie nel cuore di Vicenza, dove una trentina di giovani si sono affrontati dopo aver bevuto. Un bar è stato chiuso dal questore per 30 giorni. Il sindaco di Vicenza ieri aveva annunciato che stava studiando misure severe, una valutazione che sta maturando anche oggi. Entro poche ore stabilirà se è il caso di revocare la licenza allo stesso locale. Lavoreremo su un provvedimento estremo a questo punto, se possibile da un punto di vista della legittimità normativa naturalmente. Stiamo valutando con gli uffici la possibilità di intervenire sulla licenza, in alternativa comunque una lunga riduzione dell'orario che possa evitare confusione durante le ore notturne. E con la cronaca ci spostiamo a Thiene, sentono odore di marijuana e trovano 3 serre artigianali in casa, ha denunciato un uomo dalla polizia locale. Una piantagione di marijuana in casa, trovata in un appartamento a Thiene. Gli agenti della polizia locale nord-est vicentino, che attenzionavano l'appartamento da qualche tempo proprio per l'odore riconducibile alla marijuana che era stato segnalato, sono entrati per la perquisizione. Hanno trovato 26 piante, 6 delle quali in piena fioritura, mentre le altre in varie fasi vegetative, che venivano coltivate in 3 serre artigianali, munite di sistema di riscaldamento, aereazione, illuminazione, tutti regolati da temporizzatori elettronici, al fine di ottimizzarne la crescita. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche circa 170 grammi di marijuana essiccata e pronta all'uso. L'uomo è stato denunciato per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante e l'attrezzatura sono stati sequestrati. Cade di notte in casa, sola, non riesce ad alzarsi e chiede aiuto alla polizia. È successo ad un'anziana vicentina. Sola a casa, era caduta nel cuore della notte e chiedeva aiuto da ore. Ad accorgersi verso le 6 del mattino delle grida è stata una vicina di casa che ha allertato la centrale della questura. Gli agenti della squadra volanti arrivati sul posto hanno sentito le richieste di aiuto arrivare dal primo piano della palazzina. Hanno fatto intervenire i pompieri per scardinare la porta e sono entrati nell'abitazione a soccorrere l'anziana che era riversa a terra da ore, che ha riferito di essere accidentalmente caduta. I sanitari del 118 hanno quindi soccorso l'anziana e l'hanno trasportata in ospedale per gli accertamenti. Come sapete, Rete Veneta dà sempre voce a voi cittadini e telespettatori, quindi per qualsiasi segnalazione scriveteci al 345-8559-664 oppure alla nostra mail vicenza@reteveneta.it. E ora torniamo a parlare della bretella dell'Albera, perché è protagonista oggi del summit che si è tenuto in prefettura con l'azienda che ha vinto l'appalto e con il comune di Vicenza. Sentiamo. Attendere e poi attendere ancora. Non so quanto insomma ci porti alla conclusione dell'opera. Sua Eccellenza lancia l'ultimatum. Il prefetto di Vicenza si è stancato. I lavori della bretella dell'Albera sono diventati una telenovela stucchevole. La consegna dei lavori, l'aggiudicazione, insomma, è stata fatta nel 2018, insomma, stanno per passare 5 anni e noi non abbiamo ancora completato 5 chilometri di strada. Ecco, questo secondo me è assolutamente intollerabile. Per cui, insomma, anche con gli amministratori presenti abbiamo condiviso che bisognerà vedere i prossimi sviluppi, dopodiché certo non è una competenza diretta, ma immagino che la stazione appaltante dovrà valutare bene se esistono o meno insomma, le condizioni per gravi inadempienze. L'ultimatum è lanciato, i cantieri devono accelerare, altrimenti contrattualmente bisognerà vedere se sarà l'azienda appaltante a finire l'opera oppure verrà valutato se fare una nuova gara per appaltare i lavori a un'altra ditta.
Come prefetto, cioè, io non volevo credere veramente a questo ennesimo slittamento, anche perché sul tavolo del rappresentante del governo a più riprese era stata data certezza che comunque i tempi della fine di quest'anno sarebbero stati rispettati, e se anche ragionevolmente mi sarei potuto attendere un leggero slittamento, francamente adesso sentire parlare di fine giugno più magari tempi di collaudo, sì, non è proprio stridente. E con la cronaca di questi giorni abbiamo parlato dei territori a rischio idrogeologico. Dopo la tragedia di Ischia, la Procura sta indagando sugli allarmi ignorati che avrebbero potuto scongiurare la frana. E anche nel Vicentino ci sono aree che attendono di essere messe in sicurezza. Sarebbero 30.000 i vicentini in tutta la provincia a risiedere in zone ad alto rischio idrogeologico, secondo i dati elaborati dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La recente tragedia di Ischia ha riportato drammaticamente alla ribalta della cronaca il tema della protezione ambientale in ciascuno dei comuni maggiormente a rischio. A Reguaro Terme, ad esempio, a rischio frana sarebbero 320 cittadini e 152 edifici. Noi stiamo monitorando... Ne stiamo monitorando diverse, per il rotolone che è famoso, ma al momento noi preme in particolar modo un territorio che già da parecchi anni ha dei grossi problemi e dobbiamo per forza di cose intervenire. Abbiamo chiesto in Regione che ci sia una possibilità economica per poter far fronte a questo. Ci sono diversi abitanti, ecco, confidiamo che per quello che sta accadendo in Italia ci sia maggior sensibilità e anche un aiuto da parte non solo della regione ma anche del governo stesso. A forte rischio idraulico invece a Torri di Quartesolo sarebbero quasi 5.000 persone e oltre 1.000 edifici. Le piene del Tesina saranno sempre pericolose, almeno fino al momento in cui non si realizzeranno le opere delle quali si parla da molto tempo ma che non sono ancora state realizzate. Parlo dei bacini a monte, quindi diciamo nella zona pedemontana. Questi bacini servirebbero sicuramente per regimare le piene, quindi evitare il pericolo per la pianura e anche ad avere l'acqua per l'estate per riuscire a fare irrigazione. Queste sono opere importanti che devono essere finalmente affrontate ed eseguite. Cambiamo ora argomento, perché Montecchio Maggiore alza il sipario sul Natale. Lo farà a partire dal 3 dicembre con l'accensione dell'albero in Piazza Duomo quest'anno con una marcia green. Un magico luogo popolato da gnomi, elfi, il Grinch e altri personaggi fiabeschi che accompagneranno bambini e famiglie in un percorso guidato fino all'incontro con Babbo Natale in persona, al quale potranno consegnare le letterine. Si tratta della vera dimora di Babbo Natale, allestita a partire dal 3 dicembre al complesso ipogeo delle Priare. Rientra nella serie di iniziative organizzate a Montecchio per le festività, insieme a mercatini organizzati dalle scuole, concerti ed eventi di solidarietà in cui sarà coinvolto il mondo del volontariato. Il sipario si alza sabato 3 dicembre con l'accensione dell'albero alle 16.30 in piazza Marconi, che riserva quest'anno una sorpresa green. Il nostro nuovo albero, che sarà l'albero anche del futuro, ci sarà delle sorprese, uno spettacolo a cura della Fantasy World, i bambini del coro di Piccole Stelle, la banda Ceccato, vi aspettiamo tutti. Albero del futuro perché il Natale a Montecchio avrà una marcia ecologica. Si tratta di un pino alto 8 metri, dotato di impianto radicale che è stato piantato nei giorni scorsi e che crescerà, secondo le previsioni, di mezzo metro all'anno per essere utilizzato anche in futuro. Questo era l'ultimo servizio, ma vi ricordo che questa sera in prima serata torna la grande attualità vista dal Veneto, ma soprattutto dai Veneti con Focus, ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli, questa sera Maria Rosa Barazza, Mirko Casteller, Maurizio Conte, Marco De Blasis, Gianni Girotto, Alessandro Manera, Giacomo Possamai e Luigi Susin. Vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti.